Come prima cosa bisogna considerare una questione impopolare. Che cos'è? Il mondo è dei micro. Sì, ma cosa fa Bassetti? Dei virus, dei batteri, dei funghi, dei protozoi. La marchetta al libro. Finisce per protozoi, anche un'altra parola, ma non era elegante. Ma sì, infatti non era il caso. Cosa fa? Legge il suo libro, il marchettone per il libro. Bassetti. Ma allora, guardi, io credo che la grande cultura contemporanea vada divulgata. Sì, vabbè. Cioè, non bisogna essere gelosi delle cose belle che si fanno. Cioè. Faccio per dire, se Michelangelo avesse tenuto la Cappella Sistina per sé, il mondo sarebbe molto più impoverito. Bassetti come Michelangelo, quindi. Ma guardi, per carità, come potrei farlo? No, no. Io salvo vite umane. Lui spennellava soffitto. Siamo imparagonabili, ma ad ogni modo era uno che si arrangiava, si impegnava. Ecco, anche lei si impegna molto ultimamente in televisione, è impegnato più che mai, Bassetti. Ma, guardi, come diceva l'esimio collega professor John Belushi, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano ad andare in televisione. Ormai sono diventato servizio pubblico, un patrimonio nazionale, cioè un'eccellenza italiana nel mondo, come appunto il David di Michelangelo. O l'asparago di Albenga. Esatto, sì. Però lei ormai in TV è ovunque, sempre. Avete in diretta Carta Bianca, Uno Mattina, Ore 14. È inutile far fatica a dire dove non sono stato ospite, ci mette 2 secondi. Anzi, glielo dico io. Dica. Protestantesimo, linea blu e il segnale orario. Ma col segnale orario siamo in trattativa. Vabbè, parliamo di cose serie. La scelta di vaccinare prima gli anziani in questi giorni ha scatenato qualcosa. Allora, guardi, io non vorrei fare quello che l'aveva detto prima degli altri. Sì. Però, io l'ho detto prima degli altri, che bisognava mettere in sicurezza le persone più anziane. Vaccinandoli velocemente, dice. No, deportandoli con calma. Li mandiamo tutti nel Regno Unito. Così vaccini ce ne ha yoga. Imparano anche bene l'inglese, come ho fatto io. Sì. E si sciacquano. si salvano. Sì, ma lei si rende conto che in Italia gli over 70 sono 14 milioni. Sono tanti. Sono troppi. Sì. Qualche defezione semplifica l'immunità di gregge. Vabbè, niente. Torniamo a parlare di medicina. Può fare un po' di chiarezza sul vaccino AstraZeneca? Allora, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Guardi, è tutto chiaro. Non so perché tanta polemica, francamente. Sì. Il vaccino AstraZeneca lo possono prendere persone di tutte le età. Sì. Sotto i 15 anni, ma sopra i 14. Cioè? Che però devono essere dello Scorpione, con Marte in congiunzione con Saturno, ovviamente ambidestri. La temperatura è importante, ma con qualche accorgimento è facilissimo. Bisogna che abbiano una temperatura di meno 80 gradi. I vaccini? No, i pazienti. Cioè, si ibernano un attimino e zacca. Vabbè, restando sulle polemiche, lei si è espresso in modo anche insistente per la riapertura dei ristoranti. Ci sono le condizioni? Allora, guardi, i ristoranti devono riaprire. Oh, giusto. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire che i ristoratori sono la carne del gas? Purtroppo. I ristoranti sono importanti per la comunità. Esatto. La convivialità durante i pasti è importantissima. Giusto. Quella dei ristoratori è quasi una missione filantropica. Ma guardi, forse è un po' esagerato. Sì, però, infatti i ristoratori me ne batto il belino. No, come? La gente le trofie al pesto, dove le va a mangiare? Ma prenda chi? Un lavoratore indefesso. Chi? Le testa china a sacrificarsi per gli altri, senza interessi personali. Chi? Me, per esempio. Ah, cioè, ecco. Io arrivo la sera dopo 12 ore in corsia in compagnia di suore con i baffi, zero gnagna che già mi girano. L'ennesimo collegamento, magari via Schipe con la televisione. Sì. Me lo darà il diritto di invitare a prendere uno sprizzino la Lilli, la Mirta, la Bianca di turno. Mi sta dicendo che i ristoranti devono riaprire per far fare serata a lei? Certo. C'è da dire anche che per portare fuori tutta la gnagna che ho raccattato in questi mesi, più che i ristoranti, dovrebbero riaprire gli stadi. Quindi lei non frequenta solo suore con i baffi, no? Ma in prevalenza sì, ma ogni tanto alle fans un contentino lo devo dare. Qualche foto, una dedica. Chiedono i selfie, le cose? No, non ha capito. Le foto le chiedo io a loro di mandarmele, altrimenti, se non valuto la qualità della gnagna, perdo tempo. Insomma. E poi mi faccio mandare delle dediche. Perché a me il concetto della donna oggetto non mi piace. No, eh? L'oggetto sono io e quindi devono corteggiarmi un po'. Ok, quindi approfitta della sua situazione, insomma. Ma guardi, io lo dico sempre, l'ho scritto anche nel mio libro, guarda. Sì. Dosa bene, amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. No, è Ferradini questo, non è il suo, è un plagio. No, mi dica il nome di questo virologo che lo denuncio subito. Sì, va bene, grazie. Lo denuncio subito. Sì, grazie, ci vediamo.